ma è bella. I santi martiri, i martiri, sono uomini che il Signore ha voluto perché fossero trasfigurati in Lui risorto. Quindi questo è il tema, martiri trasfigurati dal Signore risorto. Per arrivare a questa trasfigurazione necessariamente dobbiamo partire da quello che è successo a Gesù. Perché è il glorioso martirio di Cristo che fonda il martirio nella Chiesa. Un giorno Gesù aveva preannunziato: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, li trasfigurerò. E Gesù è a titolo grande, primario, il martire di Dio. Nel sacrificio della sua passione e della sua morte, sacrificio che egli ha accettato volontariamente, in obbedienza, in ascolto del progetto stabilito dal Padre, davvero sulla croce Gesù dà la testimonianza suprema della sua missione. E quando sentiamo testimonianza, andiamo subito alla parola martirio. La parola martiria in greco vuol dire testimonianza. E in tutto il Nuovo Testamento il nome di martire si applica a colui che offre la testimonianza al Signore attraverso l'effusione del sangue. Secondo Giovanni, l'Evangelista, Gesù non solo ha conosciuto in anticipo, ma ha accettato liberamente la sua passione e la sua morte come omaggio reso al Padre. E nel momento della condanna proclama: io sono nato, sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Io sono il martire della verità, dice Gesù. Fermiamoci qualche momento per vedere quali sono i tratti essenziali di questo martire Gesù. Capiremo poi quali devono essere i tratti dei santi martiri, Cosma e Damiano e di tutti i martiri. Il martire è colui che confida e si affida totalmente alla benevolenza di Dio Padre. Secondo, martire colui che riceve conforto dalla grazia divina nel momento della sofferenza e della croce. Dio è sempre presente con il suo testimone. Terzo elemento del martirio, il silenzio, la pazienza, che non vuol dire pazienza, ci è avvenuto questo fatto, no, da pazio, che vuol dire soffrire. Silenzio e pazienza determinano il comportamento anche di fronte agli oltraggi, anche di fronte
fronte alle accuse che infamano l'innocenza del testimone. Martire è colui che dimentica le proprie sofferenze e le accetta per amore di Dio. Martire, infine, è colui che accoglie e perdona sempre i suoi persecutori, come Gesù. Allora, se è questo Gesù, il grande, il primo martire, il primo testimone, diviene, come lo ha immaginato il profeta dell'Antico Testamento, il servo sofferente che muore per redimere e salvare noi, moltitudini innumerevoli di uomini e di donne, e tra questi ci siamo anche noi. Gesù potrebbe dire: cosa potevo fare di più per voi, cosa potevo fare di più per te? E lui, l'agnello immolato per la vita dell'uomo, di ogni uomo, chi volge lo sguardo con fede al crocifisso riconosce in lui la legge del martirio. Senza effondere il sangue non c'è salvezza, dice un detto dell'Antico Testamento. Sine effusione sanguinis, senza lo spargimento del sangue non avviene remissione dei peccati, non c'è salvezza. Allora è questo glorioso martirio che ha fondato la Chiesa. Noi non saremmo nati come comunità, come cristiani, senza il martirio di Cristo. Nasce lì, quando Gesù affida a Maria Giovanni: ecco tuo figlio. E dice a Giovanni: ecco tua madre. Lì siamo nati, nel sangue del Signore, come nel fatto che si nasce nel sangue della madre. La Chiesa, allora, veniamo al secondo momento. Corpo di Cristo, noi siamo chiamati a dare a Dio nel corso dei secoli la testimonianza della salvezza ricevuta. E già questa testimonianza c'era nella comunità ebraica di Gerusalemme, prima di Cristo. C'erano i martiri per amore di Dio, per amore della legge data da Mosè. Ma nella Chiesa cristiana, nata sotto la croce, il martirio assume un senso nuovo. È Gesù che ci rivela il senso nuovo della testimonianza del martirio. E dietro lui c'è la lunga teoria di tutti i martiri di tutti i tempi. Il martirio è una categoria essenziale, la testimonianza nella Chiesa. Cosa aveva detto Gesù? Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Allora, i nostri martiri, Cosma e Damiano, sono coloro che nella loro esistenza, uomini tra gli uomini, hanno imitato Gesù e hanno partecipato in maniera fedele, perfetta, alla sua testimonianza, e si sono consegnati alla morte violenta
le richieste che il Vangelo fa a coloro che accolgono nella fede di seguire Gesù anche a noi. Chi vuole essere mio discepolo, com'è? Prenda la sua croce. Ogni giorno, non dimenticate quello, ogni giorno, non è una tanto. Ogni giorno e mi segua. I nostri santi martiri che veneriamo, cresciuti alla scuola della fortezza in un periodo di persecuzioni e di ingiustizie, dalla Cilicia in cui erano nati, approdarono in Siria, dove, dopo aver appreso le scienze, particolarmente la scienza della medicina, esercitarono la loro arte in un modo degno. Nel lavoro, nell'arte della medicina, essi sono già testimoni, operano da cristiani coraggiosi e insieme alla guarigione del corpo si mostrano intrepidi nella pratica e nella diffusione del Vangelo. Sanare il corpo e annunciare l'amore, che è Gesù, annunciare il Vangelo. E tutto questo, dice la tradizione, senza compenso, senza ricevere una lira, diremmo noi, un altruismo che meritò, voi lo sapete, allora, il titolo di anarchia, quelli che non si pagano. Curano, aiutano e non si pagano. Questa testimonianza quotidiana di carità, congiunta ad una vita di preghiera e una missione di annunciare e di convertire gli altri, tanti pagani a Gesù, suscita l'ira del crudele governatore della Siria, Lisia, al tempo dell'imperatore Diocleziano, che lo fa condurre in prigione. Quanti tormenti, la flagellazione hanno avuto, il tormento del fuoco, la lapidazione, presi a pietre, e poi fatti segno delle saette lanciate verso i loro corpi e alla fine poi furono decapitati. L'aveva preannunciato Gesù, lo abbiamo detto. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Adesso veniamo a quale forma di trasfigurazione sono condotti i martiri. Ecco, vi siete stancati? Se voi vi siete stancati, qualcuno alza la mano, io te lo. Però, nella Chiesa cristiana il martirio, che celebra la prova estrema di fedeltà dei suoi figli, alla luce del primo grande martire Cristo, riveste i testimoni e i martiri di una luce splendentissima di gloria. Grazie di Maria e degli amici. E la ris-
qual è il senso della vita terrena del vero testimone. Ecco perché la vita di Gesù è la manifestazione della gloria che si effonde su di noi come grazia e come amore. Sulla croce questa manifestazione di grazia e di amore era velata, non era percepibile la gloria, ma Gesù ora che dalle tenebre della morte entra nella luce della risurrezione diviene il Signore della gloria, colui che vive per sé. Questo è l'oggetto primario della nostra fede. E cari, non è perfetta la nostra fede se noi crediamo soltanto in Gesù nuovo. La nostra fede è piena se noi crediamo a Gesù che è morto e risorto. E questa è la nostra speranza. Se fossimo seguaci di un morto, che è lì, sarebbe morta anche la nostra fedeltà e la nostra sequela. Ed è questa speranza che sostenne i santi martiri in mezzo alla loro prova. Si può strappare ai testimoni di Cristo la vita del corpo, ma il Dio che crea, che ama e che permette la prova del dolore e addirittura la morte per lui è anche quello che trasfigura il dolore e la morte in una eternità di gioia incontenibile, di gloria eccelsa, di vita senza fine, oltre questa vita terrena, nella beatitudine di Dio. Beati quelli sul monte prospiciente il lago di Genezaret, chiamato il monte delle beatitudini, Gesù dice: beati quelli che sono perseguitati per la giustizia, di essi è il regno dei cieli. Allora i nostri santi martiri sono trasfigurati, come sono stati figura di Gesù Cristo nel dolore e nella morte, adesso sono trasfigurati in anima e corpo, in questo universo trasformato che Dio riserva per la loro esistenza. Saranno trasfigurati nell'amore. Chiudo per l'applicazione per noi. E noi, forti della fortezza di Cristo, morto e risorto, forti della potenza di Dio, noi che siamo il popolo che appartiene a Lui, anche noi siamo trascinati dietro la lunga fila dei tanti milioni e milioni di martiri. Siamo trascinati non solo dai martiri antichi, dice il Papa Francesco, oggi ci sono più martiri dell'epoca delle persecuzioni al tempo dei Romani, degli imperatori, di Nerone, oggi. Noi siamo in questa scia di testimonianza, scia che può portare anche per noi motivi di sofferenza, tristezza, incomprensioni dal mondo. Per i nostri fratelli, nelle zone dove c'è persecuzione, addirittura la vita ancora.